Ben ritrovati amici di Teleprime di Prima Serie A, eccoci qui, ritornati in questo consueto venerdì, venerdì molto importante perché sarà un weekend che sta per cominciare molto importante per la Serie A, ultima giornata di campionato e i suoi verdetti, alcuni molto importanti ancora da scoprire, infatti tutto ancora in ballo per quanto riguarda la qualificazione per la Champions League, quindi occhio ovviamente al Napoli, al Milan, ovviamente anche all'Atalanta che vuole posizionarsi al meglio e ovviamente anche alla Juve. Parleremo di tutto ciò ovviamente e della prossima giornata di campionato tra pochissimo. Prima di tutto però sigla. Eccoci qui come di consueto dopo la sigla e prima di iniziare con i nostri temi c'è da presentarvi il mio parterre di questa sera, due graditissimi ritorni. Inizio subito dalla mia sinistra, Agostino Romano del Club Napoli Cercola Partenopea. Ben ritrovato Agostino. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutta Cercola Partenopea. Felice di essere di nuovo qua, prima per amicizia e poi per parlare per il Napoli. Davvero un grande piacere anche per me, mi associo ovviamente ai saluti di Cercola Partenopea. Alla mia destra il mio braccio destro, un altro graditissimo e grandissimo ritorno, l'avvocato Mario Venditto, esperto di diritto sportivo. Buonasera. Ciao Alessia, buonasera a tutti, grazie per l'invito e sono veramente contento di ritornare. Sono 3 anni, no, 2 anni. 2 anni, sì, Due 2 anni, anni che pre-Covid, possiamo dire. sperando che tutto ritorni alla normalità. Lo speriamo davvero che tutto ritorni alla normalità, che presto possiamo tornare tutti ovviamente anche allo stadio che intanto è diventato Stadio Maradona, quindi c'è stato anche quest'altro cambiamento. Iniziamo subito però a parlare ovviamente del Napoli. Napoli reduce dalla bella vittoria, importantissima vittoria, Agostino, contro la Fiorentina dello scorso weekend, Napoli che è artefice del suo destino, ovviamente per quanto riguarda la Champions, quindi abbiamo detto anche qui la scorsa settimana, bastano tra virgolette due vittorie, ma è tutto nelle mani, anzi nei piedi del Napoli. Questa volta non siamo soli contro tutti. Come hai detto tu, siamo noi, siamo speranzosi del fatto che Napoli deve fare solo una vittoria come l'ha fatto con la Fiorentina, che non c'è stato proprio partita. Temevamo con la Fiorentina, visto gli anni passati, il sabato Juventus Inter, la domenica pranzo con la Fiorentina, che abbiamo perso lo scudetto. Temevamo questo nuovo Beh, la coincidenza episodio si sta, che però no. poteva riavvenire, ma non è stato così perché il Napoli è sceso in campo dall'albergo al campo, è sceso, ha cambiato albergo e ha Pullman. Ha spento la fatto TV, tutto a ha posto. cambiato Apposta, ha Pullman. fatto una bellissima partita e ci auguriamo che farà lo stesso domenica sera per sì. mandare fuori la Juve Vabbè, dalla diciamo Champions. che anche 3 anni fa, no? Fu Inter-Juve, Sì, adesso c'è stato era la stessa Juve-Inter, cosa, sì. a parte inverso, no, a cambio inverso, no? Con lo Però stesso l'attenzione, attenzione però, attenzione. sistema di Mario, gioco della attenzione, là Juve. ci giocavamo lo scudetto. Lo so, vabbè, ma mo ti giochi la Champions. Mo, È sì, come se però fosse lo scudetto. lo scudetto ormai l'Inter già l'aveva avuto, Ed eri quindi. No, anche per molto noi. È sotto come se lì. fosse lo scudetto per noi, Ah, non per certo. l'Inter o per la Juve. Eh sì, è vero, fatto sta Mario che il Napoli comunque sta veramente molto bene in questo periodo, psicologicamente, in forma, Gattuso ha recuperato tutti i suoi calciatori, a parte ovviamente Koulibaly alle prese con questo piccolo acciacco, ma sta recuperando, si sta riallenando con il gruppo, quindi un No, periodo vabbè. positivo. Anche Beh, se sì. questa volta Rami e Manolas non hanno fatto sentire la sua mancanza. È vero, stanno giocando molto bene, Diciamo c'è che da il dire. Napoli veramente adesso sta bene fisicamente, mentalmente, perché poi ecco qua,
manca veramente l'ultimo chilometro al traguardo e sarebbe veramente un peccato. Però i ragazzi stanno bene fisicamente, stanno con Gattuso, che è la cosa principale, giocano bene. E tutto a favore dei ragazzi. Sta tutto in Ecco mano a noi. qua, rispetto agli altri anni, veramente oggi dipende proprio dalla nostra partita, non dalle partite degli altri. Quindi, credo che si è visto già domenica, no? Che emotivamente, voglio dire, sono andati in campo concentrati proprio per raggiungere l'obiettivo che era la vittoria finale, e credo che con il Verona sia la stessa cosa. Basta che non ci butta qualcuno fuori. Vabbè, questo poi voglio dire, solo il Signore lo può sapere, oppure Mazzoleni o qualcun altro. Questo poi Il VAR, il VAR. il VAR che giustamente fa le sue valutazioni, come dire, pro e contro chi Ah, io giustamente pensavo che tu si dici decide di. le sue valutazioni giuste, come il rigore di Quadrato, Un rigore Pensavo che stavi sacrosanta, dicendo Rossino, non questo. dire, allora, non dire Cioè, c'è la nuova sciocchezze. modalità di fallo, che Quadrato fa Esattamente. fallo sugli No, avversari e hanno poi cambiato le anche regole. Diciamo che non è più rigore quando ti toccano, quando tu tocchi gli No, altri. Quindi ma la hanno verità, cambiato tutte diciamo le che si sono scusati sul fatto che hanno mandato fuori Bentancur. Potrebbe essere un fatto del genere. Può No, darsi che ci l'arbitro ha sia stata un po' di voluto incertezza, però. scusarsi, che poi, per chi ha visto la partita, compreso io, cioè Bentancur doveva essere buttato fuori prima. Secondo me, perché Bentancur è stato buttato fuori con un fallo, parlavano non di Ti ammonizione, faccio rispondere giusto? dall'avvocato, guarda. Certo è che il VAR purtroppo era una possibilità di migliorare il calcio, però purtroppo mi rendo conto che è ancora molto legato al sistema, credo, o quantomeno non hanno dato appunto proprio le regole ben precise, e se si continua ancora a valutazioni sia dell'arbitro che sta in regia, dell'arbitro di avere la facoltà di non andare a vedere o meno qualche episodio dubbio, e i regolamenti poi comunque parlano chiaro che c'è questa discrezionalità dell'arbitro o meno. No, La VAR secondo dovrebbe, me. scusami, così, dovrebbe intervenire laddove ci sono gli estremi, o di un calcio di rigore, qualche, diciamo, episodio da poi sottoporre all'attenzione sia del VAR stesso che dell'arbitro di andarlo a rivedere. E credo che questa cosa al momento non ci sia. Chissà perché in altri paesi funziona, e funziona anche bene. In Italia purtroppo abbiamo sempre gli stessi episodi, che in alcune partite vengono viste sotto altra forma, no? Si è vista anche con il rigore o quantomeno dubbio, sempre in Juventus, Inter, mi Inter, sì. sembra. E in altra partita lo stesso episodio, che non fu Ma rivisto secondo me c'è un dall'arbitro. problema tecnico al VAR. Era come una volta, quando gioco alla Juve, era una volta come era da Zazzon che arrivava in differita. Hai capito? No, Perciò vabbè, ci ma sarà un problema tecnico per qua. così il problema è che purtroppo, come si dice, trovato La la legge? legge si Trovato trova l'inganno, l'inganno. e No, fatta la legge, trovato purtroppo in l'inganno. Italia credo che sia così. Infatti noi, vedi, in Europa perché non andiamo avanti? Perché è tutto un altro modo proprio di vedere il calcio, sia dal punto di vista proprio dei falli, anche del VAR. In Italia noi siamo abituati ancora a quel sistema che non è imparziale, non è terzo, è un sistema arbitri, quindi la classe arbitrale e l'associazione più che altro è legata giustamente ai club e alle sponsorizzazioni, quindi non è un organo terzo, quindi non è indipendente, e purtroppo in Italia ci siano ancora questi problemi di valutazione. E dispiace perché, ecco qua, purtroppo ci sono società che ci credono e che spendono soldi, e che se non raggiungono l'obiettivo previsto, comunque anche economicamente, perché ormai le società sono tutte società, Quindi quest'anno a discapito del Benevento. non solo, mo bisogna vedere domenica, a discapito tra Di Milan o chi? Napoli, è il punto interrogativo, No, perché facciamo Milano-Juve.
Perché dobbiamo metterci noi in mezzo, scusa? Noi abbiamo la partita importante, allora, diciamo, abbiamo quasi una finale. La situazione questa... più complicata ce l'ha il Milan al il momento. Milan. Il Napoli ha avuto pure un calendario molto, voglio dire, più semplice, no? Con partite che comunque con squadre di, super, diciamo, inferiori a calcisticamente del Napoli. Però così, ti ripeto, le partite sono un 50 e un 50. Puoi stare bene fisicamente. Il Milan senza Ibra. No, ma il problema è questo, Milan, sai che cos'è? Sensibra. Che se che ti viene danno, dal pari di Cagliari, se tipo... ti danno un rigore o ti fanno un'espulsione, che può capitare un fallo da dietro, non lo so, primo fallo, ti fanno un'espulsione, ecco qua come tornammo a Firenze, no, di 3 anni fa. E il calcio è imprevedibile. Allora, poi gli episodi cambiano gli equilibri di una partita che non si possono prevedere, no? E quindi... Al di là dell'aspetto, ti ripeto, che il Napoli sta bene, quindi il Napoli sicuramente vincerà. Però è dall'alto che io ho preoccupazioni. E, ti ripeto, la Juve, la preoccupazione è maggiore perché con i debiti che ha, non andare in Champions è un ulteriore aggravio. Infatti, fallimento, una stagione fallimentare. No, a prescindere che è fallimentare per loro. Però voglio dire... È un aggravio economico che già pesa sul loro bilancio proprio economicamente e quindi voglio dire bisogna fare attenzione sotto questo aspetto qua. Scusa Mario, se noi vinciamo e il Milan vince, a parte che sta Atalanta-Milan, sì. Come sarà la situazione dei punti? Come allora, fa? Atalanta 78, Milan 76, Juve 75, Napoli 76. Quindi pure con un pareggio il Milan non ce la può... No, il Milan deve vincere, il Napoli deve vincere. Se la Juve vince, devono vincere tutti e due. Vabbè, è scontato che la Juve vince a Bologna, no? Esatto. Infatti, non è scontato che vinciamo noi a Verona, però comunque per come sta andando il Napoli in questo periodo, cioè, non dovrebbe esserci partita. Certo, anche perché il Verona Juve... viene da un mese che non vince, se ricordo bene. Quindi, sì. Beh, diciamo che pure il Milan, ecco qua, non giocando Ibrahimovic, voglio dire... Però il Milan poteva vincere con Torino. Il Milan poteva vincere col Cagliari. Col Cagliari. Si è suscitato da solo il Milan, caso vabbè, mai forse ha aiutato pure andare. Il Napoli, perché probabilmente mo devono vedere una cosa. Vabbè, lo c'è la doppia stare. Chance. Non parliamo della partita Napoli-Cagliari, dai, non partiamo della partita Napoli-Cagliari. Perché là è stato a discapito proprio, è stato proprio a discapito del sì, Benevento. Però, esattamente. E siamo d'accordo, però col Milan, il Cagliari, cioè con la partita Milan-Cagliari, il Milan che non l'ha vinta, non so se mi sto spiegando. Infatti si sono suicidati a loro. Appunto. Ecco, proprio su Milan-Cagliari abbiamo chiamato in una bella intervista, anche per parlare del momento molto complesso, anche per i rossoneri, Riccardo Leonetto, il caporedattore di Spazio Milan. Ciao Riccardo, grazie mille per aver accettato in primis il nostro invito. Ciao Alessia, buonasera a tutti. Riccardo, da Milano alla bellissima cornice del Trentino Alto Adige. Esattamente. Esatto, si è portato avanti per i ritiri estivi delle varie squadre, per monitorare la Serie A. Sono già proiettato per la prossima stagione. Esattamente, prossima stagione che possiamo dire sta inesorabilmente arrivando, poiché questo weekend ci sarà l'ultimo atto di questo lunghissimo e soffertissimo campionato Covid Edition, come ormai siamo abituati un po' a chiamarlo, quest'ultima giornata che regalerà molte emozioni sicuramente, non conosciamo ancora i verdetti, però Riccardo c'è una lotta per la zona Champions ancora bella calda, cosa succederà? È una bella domanda questa Alessia, perché Milan andrà a Bergamo, una sfida delicatissima, i rossoneri si sono mangiati un match point clamoroso contro il Cagliari come ben sappiamo. Il Napoli affronterà l'Hellas Verona, una squadra salva da ormai 10 partite, però comunque storicamente bestia nera del Napoli, quindi non sarà facile. L'unica che forse può restare un pochettino più tranquilla sembra la Juventus contro il Bologna, anche lì Bologna già salvo, però insomma Mihajlovic lo conosciamo, no? È un allenatore comunque che chiede tutto dai suoi giocatori, ma secondo me la Juventus poi è fresca di vittoria, quindi sarà anche più tranquilla. È una bella lotta e francamente così equilibrata, perché non ricordo lotte Champions così equilibrate, ma con questa soglia punti così alta, perché 2 anni fa per entrare in Champions sono bastati
10 punti in meno, se non vado errato. Sì, è verissimo, è comunque bello un campionato così combattuto per quanto riguarda ovviamente la zona Champions fino all'ultima giornata. Per i tifosi ovviamente ci sarà un po' ancora da soffrire, però fa parte ovviamente del gioco. Dicevi, la Juventus fresca di vittoria, e sì, perché in settimana c'è stata anche la finalissima di Coppa Italia, la Juve ha conquistato questo trofeo. Secondo te può essere un punto a favore, diciamo, dell'Atalanta, nel senso che comunque dal punto di vista ovviamente rosso-nero potrà giocare ancora più motivata, visto che ha perso questa Coppa Italia, oppure nulla cambia, come ha detto Gasperini, noi faremo comunque la nostra partita, gli altri faranno la loro partita e quindi i calcoli sono cose che non ci interessano. Si fanno alla fine. Allora, Gasperini secondo me ha detto una sacrosanta verità, ha detto ognuno è padrone del proprio destino, quindi questa è una cosa veramente bella comunque da dire, perché è vero, lui dice tutti ci stanno tirando per la giacchetta, no? A un certo sì. termine. Vero, secondo me l'Atalanta in realtà giocherà sempre l'Atalanta, perché ha maggior ragione secondo me, proprio perché comunque il ciclo di Gasperini è qualcosa di spettacolare, è cominciato dall'Europa League, adesso è stabilmente in Champions League per il terzo anno di fila, se non vado errato, anzi no, sicuramente terzo anno di fila. È una squadra che gioca veramente a memoria, ha interpreti che sono veramente migliorati, comunque hanno acquisito anche esperienza internazionale, e insomma il fatto di non aver vinto ancora un trofeo, perché questo poteva essere infatti il primo trofeo dell'era Gasperini, insomma li avrà lasciati con l'amaro in bocca, e la chance contro il Milan è troppo ghiotta, quindi una chance di riscatto di prestigio. D'altro canto vedremo, perché a vincere è stata la Juventus, no? E quindi chissà se... insomma, la Dea farà questa specie di vendetta, no? Questa specie di sgarro nei confronti dei juventini, dei bianconeri, ma come ha detto Gasperini, sono d'accordo, ognuno è padrone del proprio destino, e c'è da dire che in primis il Milan, il match point, se l'è giocato male. Eh sì, proprio sul Milan doppia domanda. In primis, cosa è successo proprio nella gara contro il Cagliari, che è stata anche un po' la sorpresa di giornata, per così dire, e poi soprattutto cosa è successo al Milan nell'ultimo periodo, che da esterni ovviamente abbiamo visto comunque più altalenante, nonostante comunque la stagione sia più che positiva, a prescindere da come andrà a finire ovviamente domenica. Ma allora, ci sono un po' di fattori secondo me da valutare. In primis domenica sera è mancato un po' la personalità e l'esperienza di questi giocatori, di questo gruppo che è giovane, ed è stato un po' il leitmotiv, no, di questi anni del Milan. È successo anche 2 anni fa comunque con Gattuso, una squadra inesperta, giovane, che a una certa era anche terza in classifica, lo ricordiamo, ed è caduta nel momento clou della stagione. Diciamo che quando l'obiettivo si fa concreto, quando la pressione comincia a diventare veramente alta, questa squadra lo sente ed è successo domenica sera è stata una prova praticamente inconfutabile, perché il diavolo è sceso veramente con il freno a mano tirato, e questa è stata una cosa che ha lasciato stupiti molti, e secondo me però non troppo stupiti gli addetti ai lavori, ecco, perché questa squadra, abbiamo detto, mancava il leader, però non deve essere nemmeno l'alibi, no? Mancava Ibrahimovic, però non deve essere un alibi, perché questo, secondo me, il Milan ha dimostrato di saper giocare anche senza leader, è andata comunque la stessa squadra che è nata a Torino a vincere e convincere contro la Juventus, è la stessa squadra che ha avuto appunto il 50% di partite, lo svedese. Ibrahimovic ha giocato infatti 19 gare su 38, però quando l'obiettivo è iniziato a farsi concreto, ecco, e poi subentra anche un po' la psicologia, e lì secondo me anche l'allenatore Pioli, che ha fatto un lavoro straordinario in questo anno e mezzo, non gli si può dire nulla, però forse è un po' il suo limite, no, della sua carriera, è stato quello di non avere mai il proprio salto di qualità, no, di non aver mai fatto fare il salto di qualità alle proprie squadre, anche proprio dal punto di vista caratteriale della personalità, e forse questo si rispecchia poi sul gruppo, questo mi sento di dire. Su quanto riguarda il Milan in questo periodo, il Milan in realtà ha vissuto questo 2020, ha fatto un 2020 sopra le righe, no? Comunque la squadra senza problemi ha overperformato, probabilmente, perché la stessa squadra probabilmente non era la squadra di Giampaolo, ovvero la squadra che è partita veramente a singhiozzo, ma non è nemmeno la squadra che abbiamo visto forse fino a dicembre, però difatti nel 2021 il Milan ha un andamento da sesto posto, di poco più di un punto e mezzo a partita, contro invece quelli che erano i più di 2 punti a partita nel girone d'andata.
quindi sei un attimino assestato sui propri standard. È un peccato però, perché come dicevo prima, questa squadra ha dimostrato veramente di avere la personalità giusta per affrontare determinate partite, però evidentemente non ha il carattere e l'esperienza per essere più incisiva davvero nei momenti che contano. Ecco, per il futuro del Milan, secondo te quanto, anche se è una domanda ovviamente un po' retorica per tutte, però quanto potrà cambiare ovviamente la qualificazione in Champions, sia per quanto riguarda le prospettive del mercato, ma anche in panchina? Allora, in panchina, subito vi fermo, vi gelo, so che Pioli comunque è stato, il Milan l'ha già riconfermato, poi chiaramente, attenzione, perché poi a bocce ferme cambia tutto, lo sappiamo. Dal mio punto di vista, come tutti i lavori alla fine, non solo l'allenatore, alla fine contano i risultati, no? Il Milan ha vinto la Coppa dell'Estate, e però la Coppa dell'Estate non ti porta premi, non ti porta blasone, non ti porta soldi. Il Milan non ha vinto nulla, al termine di questo percorso sarebbe veramente un peccato non qualificarsi in Champions, e dal mio punto di vista personale, se il Milan dovesse arrivare in Champions, io qualche valutazione in più su Pioli la farei, ripeto, nonostante il gran lavoro che ha fatto. Detto questo, dal punto di vista, cambia dal punto di vista economico, perché comunque l'ingresso in Champions sappiamo che porta soldi freschi e in questo periodo fanno davvero bene, e cambia dal punto di vista, come hai detto tu, anche del mercato, le visioni, in primis lo sappiamo, dai due rinnovi che tengono banco, Donnarumma e Çalhanoğlu, Donnarumma senza Champions League al 99% probabilmente andrà via, ma perché comunque il ragazzo spezza una lancia in suo favore. Ci sta che dopo sei stagioni voglia alzare l'asticella, voglia entrare in Champions League, è comunque il titolare della nazionale italiana, però secondo me andava gestita meglio in primis dalla società, ma anche da lui e dal suo procuratore Raiola, perché questo teatrino onestamente non è stato carino, e forse è anche una delle cause, no, in cui il Milan poi ha iniziato a zoppicare in campionato, così come Çalhanoğlu che tra le altre cose ha avuto un'offerta mostra in questi giorni da un club, dall'Al-Dualil, correggetemi se sbaglio, e un'offerta di 32 milioni di euro in 3 anni, insomma, un'offerta che fa vacillare sicuramente il giocatore, che però ha dichiarato di voler tornare a giocare la Champions League, e quindi adesso sta giocatore. Quali sono le vere ambizioni di Çalhanoğlu? Detto questo, Milan è fermo sui 4 milioni di euro, e secondo me, per quanto visto, per il giocatore che è un ottimo giocatore, ma mentalmente si è dimostrato fragile nei momenti clou, e lui in teoria è uno dei leader di questa squadra, ma si è dimostrato fragile, secondo me, non vale più di 4 milioni. Quindi io onestamente sto dalla parte dei rossoneri. Ecco, passa tutto per questa Champions, insomma, per questa ultima... Sì, la Champions sarà assolutamente la spada di Damocle, no, finale sui rossoneri, ma non solo. Penso che comunque anche su Napoli e Juventus potrà incidere tantissimo da questa qualificazione. Assolutamente, proprio per questo volevo farti anche un'altra domanda, visto che lo conosci bene, cambierà tanto ovviamente anche nel futuro del Napoli, anche se la domanda del momento non è solo la Champions, ma anche il futuro di Gattuso. Quindi io ti faccio la domanda, ma più difficile: fossi il Napoli e fossi anche Gattuso, quindi questa doppia prospettiva, cosa faresti? Questa è una bella domanda. Allora, innanzitutto parto dal Napoli. Io onestamente, se Gattuso dovesse andare in Champions, non capisco il motivo di, a tutti i costi, di doverlo dare via e di andare a cercare un altro sulla piazza. Ha ricompattato un gruppo che sembrava disunito, no? Poi c'è da dire che quando il Napoli ha zoppicato, è perché il Napoli ha avuto tante assenze, così come il Milan, però il Napoli ha avuto veramente tante assenze, è mancato Osimhen, comunque sono mancati i giocatori chiave nei momenti particolari della stagione, forse più importanti. È un allenatore che, quando ha avuto comunque tutti gli elementi a disposizione, ha fatto vedere un ottimo gioco, ha dato personalità e carisma alla squadra, e Napoli infatti ne ha beneficiato, ha recuperato tanti punti sulla zona Champions in questi ultimi 3 mesi, e secondo me uno come Gattuso non bisogna lasciarlo scappare, proprio perché se raggiungerà la Champions League. Poi ripeto, come dicevo prima per Pioli, se non raggiunge la Champions League, allora è giusto che De Laurentiis e chi per lui faccia le proprie valutazioni. Però in caso di Champions League è assurdo andare a cercare un altro allenatore per poi ricostruire un nuovo progetto, quando hai già Gattuso, appunto, che farebbe un lavoro straordinario, no? Mettiamo il condizionale, ancora non siamo sicuri. Però comunque, ripeto, da parte di Gattuso ti dico la verità, io se fossi in Gattuso non sarei così sicuro di rimanere, ma proprio dal punto di vista di come è stato trattato mediaticamente, no? In queste ultime settimane.
perché so che alcuni testati l'hanno dato già alla Fiorentina per sicuro, l'hanno dato addirittura, è stato acquistato a Juventus, a Inter, chi più ne ha, chi più ne mette, alla Lazio, un po' tutto, sì. E difatti Napoli, in primis la società, la dirigenza, non l'ha mai tutelato. E lui comunque si era lamentato, no, nei mesi precedenti. Non è stato mai tutelato. E questo potrebbe essere un punto a sfavore nei confronti di Gattuso. Io fossi il Rino, onestamente, ci penserei, perché il trattamento non era assolutamente meritato. Eh sì, anche in questo caso, come hai detto anche prima su Donnarumma, assolutamente è stata gestita male tutta la situazione, anche dal punto di vista proprio della comunicazione, non solo esterna ma anche interna, ma questo purtroppo è un problema stesso della società del Napoli, che dovrà cercare di risolvere, visto che spesso poi è capitato nel corso della sua storia, anche abbastanza attuale, poi con allenatori dal temperamento forte come lo stesso anche Sarri, è capitato anche con Ancelotti, con la mutina, quindi veramente situazioni che si sono rinnovate. Però c'è da dire che il gruppo è sempre uscito alla grande, quello del Napoli, del Spiratorio, si è sempre ricompattato. L'anno scorso, dopo tutto il terremoto che è successo, che è capitato, è riuscito a ricompattarsi, non è entrato, se non sbaglio, non è entrato in Champions League, ma ha vinto comunque la Coppa Italia. Sì. Comunque è stato un obiettivo per quella stagione, comunque disgraziata, se vogliamo, dal punto di vista sportivo, è stato un ottimo obiettivo, perché Gattuso veramente è riuscito anche lì a metterci una pezza gigante, enorme, sui problemi che c'erano in società. Assolutamente sì, infatti ultima domanda ancora sul futuro, assodato ovviamente che l'Inter ha stravinto questo campionato cambiando anche un po' di gerarchie in campo, l'anno prossimo poi anche con Mourinho alla Roma potremmo rivedere di nuovo una bagarre con tante squadre che puntano comunque al vertice, magari anche con Milan e Napoli, perché no? Assolutamente, secondo me Mourinho dal punto di vista mediatico è eccellente, una grande mossa da parte della Roma, anche se non ho condiviso forse le tempistiche, ti dico la verità, perché secondo me non è stato rispettoso nei confronti di Fonseca, che comunque ha fatto una buona stagione perché palesemente ha puntato sull'Europa League scendendo un po' nell'ultimo mese, infatti è sceso parecchio in realtà in campionato. Però detto questo, Mourinho porta sicuramente esperienza, carisma nello spogliatoio. Però devo essere sincero, dal punto di vista tecnico non so, perché a Mourinho bisogna fare una bella squadra, bisogna portare i giocatori che vuole lui, che dice lui, bisogna creargli l'ambiente giusto, perché non è facile da gestire. E poi secondo me è un allenatore che la sua buona parte l'ha detta, no? E quindi sarà curioso da gestire, da vedere Mourinho a questa Roma, perché la Roma in questo momento secondo me ha bisogno di almeno un paio, due o tre acquisti di qualità per far sì che Mourinho possa lavorare nel migliore dei modi. Avere Mourinho Conte sicuramente c'è da divertirsi. Vediamo, io mi auguro anche che torni Spalletti e Allegri, così diventa veramente un grande campionato. E vediamo, io non so sinceramente che cosa aspettarmi, perché l'Inter, essendo campione d'Italia, sicuramente rimarrà la squadra da battere. La Juventus, bisognerà capire appunto la qualificazione in Champions League. Vedremo che cosa farà Ronaldo, innanzitutto un po' di rivoluzione dovrà fare la formazione bianconera, perché secondo me ha dimostrato anche in questa stagione che la squadra è sazia, ha vinto tutto quello che poteva vincere in Italia, e il fatto di aver chiuso un bel ciclo in Europa comunque secondo me non è stato il massimo, ma comunque il ciclo in Italia c'è stato, è stato vincente, e quindi secondo me bisogna rifondarlo. E poi appunto il Napoli con qualche acquisto ancora di qualità può dire davvero la sua. Il Milan, vediamo che cosa farà il Milan in Champions League. Sono convinto che anche il Milan sta facendo un ottimo progetto dal punto di vista appunto dei giovani, e comunque ha buoni talenti, deve migliorare anche lui. Con un paio di elementi, se arriverà alla Champions League, probabilmente potrà essere un po' più sicuro della Champions League magari rispetto a quest'anno. Speriamo davvero, un grande bocca al lupo ovviamente al Milan ma anche al Napoli per questa Champions assolutamente da conquistare. Grazie mille Riccardo. Grazie a te Alessia, buona serata a tutti. Bene, Riccardo ci ha spiegato praticamente molto bene anche la situazione in casa Milan, non stanno dormendo sogni tranquilli anche i tifosi rossoneri, ovviamente, anche se l'ha messo da grande esperto dell'ambiente, come dicevamo anche noi in studio, di questo suicidio del Milan contro il Cagliari. Fatto sta che dicevamo, i punti che ha conquistato la Juventus contro l'Inter sono stati molto pesanti, perché prima di tutto si è rilanciata in zona Champions rimandando
saldando tutto ovviamente all'ultima giornata, anche grazie poi al risultato stesso del Milan, quando poi in settimana ha anche vinto sulle ali dell'entusiasmo la Coppa Italia contro l'Atalanta. Vabbè, c'era nell'area che poteva vincere, perché la Juve non poteva rimanere senza nessun trofeo quest'anno. Come al solito la Champions non ci arriva mai. Lo Scudetto ne ha vinto 9 consecutivamente. Ci doveva stare un trofeo per la Juve, anche perché sulla carta rispetto alla... che poi a me mi dispiace, perché poi vedendo la partita e vedendo le altre partite dell'Atalanta, sì, io mi aspettavo dall'Atalanta che facesse una partita migliore, come è sempre fatto, come sa giocare. Sì. L'Atalanta parliamo che è una macchina da gol, parliamo che fa 4-5 gol a partita, ma mi ha sorpreso, o magari avendo l'inesperienza di una finale, che sì, ultimamente... o magari c'era la sudditanza della Juve in persona. Anche perché ha fatto un grandissimo primo tempo, poi nel secondo è stata praticamente divorata, sono calati i ritmi e si è fatto. Infatti c'era un rigore per l'Atalanta nel primo tempo. Come? C'era un rigore per l'Atalanta nel primo tempo. Si parla anche di questo rigore, il VAR è stato chiamato? Episodio. Il VAR è stato chiamato? Solita risposta, Danielli, ovviamente. Sì. No, vabbè, diciamo che è stata pure una partita che, come diceva Alessia, il primo tempo è stato l'Atalanta ha fatto una grande partita, Poi è calata nel secondo tempo, vabbè, un po' secondo me fisicamente, perché poi non è che puoi reggere tutti i 90 minuti allo stesso ritmo. Dall'altra perché... parte comunque ci sta la Juve, che comunque è una squadra di altissimo livello, e quindi ci sta che... Alcuni singoli fanno tutto loro, sì, perché guarda, appunto, con tutta la timpatia per Chiesa è stata proprio una bella giocata che ha fatto il Chiesa. Ha vinto... No, vabbè, ma Chiesa, guarda, quest'anno ha fatto un grandissimo campionato, infatti credo che loro punteranno molto su Chiesa, perché è uno dei ragazzi promettenti, lo voleva il nostro presidente, però chissà perché poi è andata alla Juve. Vabbè, ma... meglio così, anche perché poi il comparto attaccanti del Napoli comunque ma magari ha fatto ci poteva bene servire quest'anno a noi, quando abbiamo avuto l'infortunio di Osimhen e Mertens. Chiesa potrebbe perché... sostituire Mertens? Assolutamente sì. Ma no Osimhen però? No, Osimhen no, assolutamente è un giocatore diverso, ma credo che al momento Osimhen sia un giocatore che poteva fare il falso 9. Falso 9, sì. Ormai si porta questa cosa del falso 9, è una cosa inventata da Sarri, ricordo bene. Eh sì, con Mertens proprio del falso 9 poi ha preso un po' il largo. Prima di parlare proprio di Napoli dobbiamo parlare di Osimhen, di Insigne e dello stesso Gattuso. Ci fermiamo per un attimo di pubblicità e ritorniamo a Prima Serie A, a tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato da solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Eccoci qui dopo il break pubblicitario, parliamo ancora del Napoli, abbiamo analizzato un po' la situazione in casa Milan e in casa Juve, però ovviamente noi siamo interessati in primis a quella del Napoli. Cari amici, visto che non ci vediamo da un po', c'è da recuperare un po' le puntate precedenti. Ma io dico un'altra cosa, c'è da recuperare per andare allo stadio, è una cosa che manca. Quanto e oltretutto manca. Dobbiamo andare a vedere il nuovo stadio. Il nuovo nome dello stadio dobbiamo andare a vedere,
Purtroppo ci siamo andati solo fuori quando è capitata la tragedia, però dobbiamo entrare dentro. Come dobbiamo fare? Ormai, però Ma piano penso piano, che da dai, perché ormai siamo settembre, giunti all'ultimo. da settembre ci siamo sicuramente quasi. ormai con le vaccinazioni e tutto, Ma anche perché gli sicuramente. stadi sono grandi, quindi anche se si volesse ridurre la capienza, Vabbè, il metterli primo tutti passo è belli stato fatto, larghi, ecco qua, per la così. finale di Coppa Italia il primo passo è stato fatto, sperando che da settembre in poi le cose Ma la finale di Coppa miglioreranno. Italia, come mai la Juve ha giocato in casa? Ah, era Una già stabilito. domanda. Cioè, sempre giocato a Roma, ma all'improvviso giocano nel campo del Persino il sindaco di Reggio Emilia Emilia era e juventino. Juventini. Incredibile, incredibile. Questo è vero, anche se devo dire la verità, i tifosi dell'Atalanta si sono sentiti tanto, anche perché quelli della Vabbè, Juve sono un ma po' io ho più sentito un freddini, bel eh? Esatto. coro, un bel coro ho sentito. È vero, soprattutto Guarda in caso, non sono occasione. solo io allora, non sono solo io così, dai. Hanno il dente avvelenato un po' tutte le tifoserie, assolutamente. Ma Mario, per questo voglio, sperando domenica, che l'Atalanta diciamo, si chissà. vendica. Anche se l'Atalanta, come dicevate anche voi, è una macchina da guerra, quindi è rodata per No, vincere, però ma io credo che l'Atalanta faccia la sua partita sì, domenica, penso anch'io. specie il fatto che ha perso in settimana, ha perso la Coppa Italia. Ci teneva tanto. Potevamo parlare di parlare di altro. Se perdeva domenica con il Milan, dice, parliamo sì, di buona fede, va, di favoreggiamento. Magari aveva vinto la Coppa Italia, Era un stavano po' più stanchi, morbida, sì. morbidi, hanno festeggiato. Io Sì. penso che dovrebbe stare col dente avvelenato e dovrebbe mantenere il secondo posto. Com'è giusto che sia, poi per la regolarità del campionato, giustamente si devono giocare entrambe, è un obiettivo importante anche perché tra secondo posto e quarto posto, terzo posto, ballano tanti milioni, quindi è giusto che sia così, ma No, ovviamente vabbè, per tutte, ma non solo a noi per... interessa non far entrare quelli là in Champions. Esattamente, sarebbe per ovviamente soprattutto i Vabbè, tifosi, ma ormai di l'importante, tutti, una grande guarda, Agosti, soddisfazione. ma l'importante è che entri in Napoli, poi che la Juve ci Ma va o meno con sì, no, Milan, sono problemi assolutamente. loro, l'importante è che il Ricordiamo Napoli che sta tutto in mano a noi. vinca. Esatto. Ricordiamo che sta tutto in mano a noi. Anzi, Dobbiamo, diciamo questa, non vogliamo guarda, favoritismi, io non vogliamo dico essere. una cosa, la contemporaneità delle partite, vedi, è solo un'anomalia italiana, perché negli altri campionati le ultime 2 o 3 giornate le giocano tutte quante Ma si insieme. faceva così fino a 3-4 anni fa. E chissà Esattamente. perché il fatto di giocare prima, perché guarda, giocare Interessi prima, economici delle TV. lo so, però perché negli altri campionati non succede? Esattamente, perché Quello è il l'Italia pensa discorso, al perché l'Italia è dinero. l'eccezione. Ma perché evidentemente gli altri campionati sono più onesti, possiamo dire questa cosa, Agostino, io credo che l'unico campionato, guarda, l'unico, il più bello, anche il più Quello ricco, è inglese. quello È quello inglese. inglese. No, perché Poi poi parliamo. Il quello la Bundesliga la tedesco, vince sempre il Bayern. Quello tedesco, in ma Francia vedi vince perché sempre il Paris. la bellezza del campionato inglese è che ruotano, cioè non c'è Infatti, quella sì. 2 anni noiosità. fa, 2 anni fa abbiamo avuto l'onore che un italiano, un allenatore italiano ha vinto con l'Exeter. Appunto, Certo. E non è da meno, allora Bella voglio dire, favola. vedi, è questo è il bello del calcio, perché tu hai dai la possibilità, è vero che loro ci sono 7-8 squadre che investono parecchi soldi, però voglio dire, ecco qua, girano, cioè Colgo nel senso che. l'occasione, scusa Mario, in occasione del fatto dei mister Ranieri, quando sono entrati in campo, che hanno applaudito come si fa in Che inglese, stile, che stile, eh? E tu, bello, bello, veramente bello, bello. hai notato la risposta di Pirlo che a questa domanda che cosa ha risposto? Chi? A domanda di questa premiazione che è stata fatta ai giocatori dell'Inter, come si fa in Inghilterra, no? Da parte di Ranieri, è stata posta A a Pirlo. Pirlo perché la Juve non abbia applaudito. Lui sa che cosa ha risposto? Per questo, vedi, non andremo mai avanti. Perché giustamente ha detto, noi per 9 anni abbiamo vinto, chi mai ci ha applaudito a noi? Allora, Vabbè, vedi? ma poteva essere No, e l'occasione per farlo appunto, adesso, perché magari non è che non si sapeva, magari ma nessun la allenatore l'ha mentalità, portata, è stato un no? po' rosicone, diciamo, questa Bravo, ma dove ti risposta. voglio portare? È la mentalità che noi, guarda, qualsiasi allenatore che è andato ad allenare in Inghilterra, quando viene qui,
si trova proprio tutt'altro mondo. Sì, ma lo ma dicono. Perché tutti e vogliono se ne andare... ritornano poi in Inghilterra. Bra, perché tutti vogliono andare in Inghilterra? Ma lo stesso Sarri, no? Vedi. Lui sta cercando squadre, secondo me, vabbè, in Inghilterra. Sarri c'è passato, perché è stato solo un anno al Chelsea, però io mi ricordo che Benitez, che è venuto da là, è qua, infatti è andato via, colpa... perché lui proponeva al presidente di fare tipo vabbè, manager, no, vabbè. Era improponibile. Le strutture, il centro sportivo. Era improponibile con il presidente nostro. Le idee di Benitez, giustamente positive e veramente costruttive. Grazie a Benitez ha portato validi calciatori qua. Che poi hanno fatto la fortuna dei successori, ovviamente, appunto. Perché la base era quella. Appunto. Assolutamente sì. Mario, io però voglio sapere un tuo parere su un calciatore che è stato anche abbastanza criticato all'inizio del campionato. Dicevano che fosse stato un investimento sbagliato, che non aveva tecnica, non aveva il fiuto del gol. In poche parole, Victor Osimhen. Alessia, ma che ti devo dire? Io credo che i giornalisti, guarda, ho una mia opinione, e si è visto con Iannicelli e quello che fanno Canale 21, chi sono i due giornalisti? Iannicelli e l'altro chi è? Ho capito, ma mi sfugge il nome. Hanno chiesto... Chiariello. Chiariello. Ok. Non Iannicelli, ma Chiariello, in particolare, ha chiesto scusa a Gattuso, non so è se vero, l'avete vero. Sentito. Sì, sì. Proprio perché in quella fase che dicevamo prima, no, Agostino, il fatto che da dicembre e gennaio tutta la situazione con Gattuso precipitava, chi lo criticava, chi doveva dire se non doveva andare, non era in grado di allenare, non portava a gioco. Guarda caso, tutti adesso si stanno ricreando. Allora, voglio dire, i giornalisti purtroppo, io ho una mia idea, parlano perché devono fare le trasmissioni, non perché adesso stiamo qua, per l'amor di Dio. Non lo so che tu pensi che io sia la più brava, quindi no, non ti preoccupare. Al di là di questo, Alessia, ma voglio dire... quello che è ingiusto, scusa, ma... No, voglio finire il discorso, così. Allora, dove voglio portare? Si è criticato un calciatore, e anche altri, diciamo, giornalai, non giornalisti, hanno criticato un calciatore che al primo anno di esperienza in Italia si è infortunato. È un giovanissimo. È un giovanissimo, che poi tra l'altro prima dell'infortunio giocava e ha segnato lo stesso. Certo. Poi è giustamente l'infortunio, ragazzi, chi gioca a calcio, l'infortunio, stando 1 o 2 mesi fermi, è una mazzata. Essendo giovanissimo si è preso il ritmo partita, il ritmo partita è lontano luce dal ritmo allenamento. Allora voglio dire, ma lo si vede anche con Mertens, no? Per questo voglio dire, queste critiche, vedi, fanno dispiacere perché poi mettono malumore nell'ambiente. Destabilizzano le partite. Non solo le partite, ma anche diciamo, la testa dei calciatori, che poi tra l'altro quelli sono professionisti, quindi figurati. Però ecco qua, mo tutti salgono sul carro del vincitore. Gattuso è bravo, Osimhen è bravissimo, sa giocare a calcio. Allora vedi, sono chiacchiere che... non hanno, sono effimere, non hanno valore, perché poi si perdono poi nella verità dei fatti. La verità dei fatti qual è? Che Gattuso sta dimostrando il suo valore e ne sta dimostrando parecchio, che comunque c'ha un carattere forte. Osimhen a calcio sa giocare, altrimenti non avrebbe segnato o non segna i gol che sta segnando. Certo. Anche perché poi il calciatore scarso ne abbiamo avuto a Napoli, no? Osimhen è entrato pure a partita in corso e ha segnato. Certo. Ma non solo. Quindi voglio dire, vedi, tutti questi... Bravo. Allora, voglio dire, è stato un anno particolare, ripeto, il Napoli ha avuto parecchi infortuni, altrimenti, ecco qua, non stavamo a parlare dell'ultima giornata che Napoli deve vincere per forza, beh, dipende dalle sue forze, però il Napoli già stava in Champions. Sì, e quindi voglio dire, oltre agli infortuni abbiamo avuto la sfortuna dell'esordio di Rahmi, sì, che fece un errore e perdemmo la partita. Abbiamo avuto la sfortuna dei 2 punti persi con il Sassuolo, Manolas che fece all'ultimo secondo quei due punti. E fallo chi l'ha fatta all'ultima tutta a Sassuolo, con il Sassuolo Manolas, no? Che lo buttò proprio a terra, sì, da stupido, cioè da un calciatore esperto come Manolas, non lo potevi buttare a terra, visto che mancano anche... A parte che partirono da centrocampo, che mancavano 20 secondi. Ma partirono dal nostro fallo, sì, laterale. Appunto, voglio dire, da centrocampo. Indietro. Mamma mia. E se si doveva buttare a terra, si doveva buttare a centrocampo, non nell'area di rigore. Purtroppo, a me è andata Vabbè, così. Detto questo, sono episodi... Gli unici 2 punti di rammarico. Voglio perdere con lo Spezia in casa.
ma quei due punti col Sassuolo persi, ora stavamo felicemente al secondo posto. È verissimo, è andata così. Andata così, purtroppo non si può far niente, fatto sta che ovviamente passerà tutto per domenica. Agostino, è vero, ci dobbiamo concentrare su domenica, però approfitto, visto che abbiamo parlato anche un po' di Gattuso, quindi voglio sapere la tua anche sul mister. Io non sono mai stato contro, a me mi è stato sempre simpatico anche da calciatore Gattuso, devo dire la verità. E quando siamo stati nel periodo non buono di quest'anno, comunque io non l'ho mai criticato. Anche perché, tra virgolette, io non critico né mai né calciatori e né mai allenatori. Sono troppo tifoso per fare questo. Quindi io mi aspetto che dopo la partita di domenica sera vinta, mi aspetto che si spegne questo silenzio stampa e proprio Gattuso va in televisione: io sarò con voi il prossimo anno. Mi aspetto questo, anche perché... mi aspetto anche che i vari senatori, i vari Insigne, Mertens, Zielinski, Koulibaly, che sono un po' i più grandi della situazione, vanno dal presidente: presidente, riconferma Gattuso, vogliamo stare ancora con Gattuso, anche perché lo si vede in campo, no? Qui, cioè, sì, ogni gol che fanno vanno dall'allenatore, quindi vuol dire che qualcosa di buono fiorisce. Ecco, Mario, secondo te Gattuso ha commesso un errore in questa stagione? Allora, gli errori... Allora, Alessio, il problema gli è che... Gli errori ha fatti più che altri calciatori, Vabbè, diciamo che chi va in campo sono sempre i calciatori. Certo. Gli allenatori commettono gli errori, per l'amor di Dio, ma voglio dire, fa parte anche, sono, diciamo, del lavoro e dell'attività che tu svolgi. Ecco qua, perché poi si diventa pure grande, perché si impara anche dagli errori, no? Come saggio. No, vabbè, ma lo si vede anche nell'ultima parte di campionato, anche per la questione infortuni. Però tornando al discorso di Gattuso, io credo che lui abbia già deciso da calabrese qual è, siccome ci fu quel battibecco tra dicembre e gennaio con il nostro caro presidente, io credo che lui abbia già preso la sua decisione. È stato un vero professionista, perché sta portando la squadra in Champions, che fino a pochi mesi fa, parliamoci chiaramente, non avevamo nemmeno l'idea, l'ipotesi forse di andarci, no? Mo dipende da lui, se non già ha firmato per qualcun'altra squadra, no? Si parla della Fiorentina. Sì. Quindi mo dipende da lui se vuole restare o meno, perché io credo che il presidente si è guardato intorno proprio per questo, perché ha capito che probabilmente Gattuso abbia preso la sua decisione. Ma il presidente si è fatto sfuggire lo special one. No, vabbè, no, ma io non ci credo più. Ormai Mourinho credo che sia quasi alla fine pure lui. Guarda, perché... vabbè, non voglio parlare di Mourinho, stiamo parlando di Gattuso. Però, detto questo, credo che, ecco qua, se i giocatori, se lui o quantomeno la squadra dovesse centrare l'obiettivo Champions, dovesse ricredersi. Però ti ripeto, se non già che si fosse impegnato con un'altra squadra, che purtroppo giustamente non puoi fare più nulla. Ma noi non lo sappiamo, per colpa del silenzio stampa, però... purtroppo non lo sentiamo da quando dopo l'Europa League, che Gattuso non parla. Esattamente, però si stanno concentrando proprio per questo obiettivo, ed è anche normale, è giusto che sia così, e dobbiamo solo sperare. Ti ripeto, Gattuso come allenatore non è male. Sta crescendo pure lui, perché è da pochi anni che fa l'allenatore, sta dimostrando comunque il suo valore, ed ecco qua, criticarlo è prematuro, perché comunque ha fatto ottimi campionati col Milan, non vi ricordate che per poco non andò in Champions. Io credo che sia un'opportunità pure per lui continuare, perché comunque se l'è meritata pure lui. Però ti ripeto, è una decisione secondo me che spetta a lui. E il presidente che lo voleva cacciare, secondo me, sì, come noi lo sappiamo, il nostro caro presidente come funziona, no? Con gli allenatori non è che è oggi che lo scopriamo. L'ha fatto con Ancelotti, l'ha fatto con Mazzarri, l'ha fatto con Sarri. E... lo fa con tutti, in effetti. Lo fa con tutti. Esatto. Una domanda, giusto parlando di allenatori. Io ricordo che all'inizio del campionato il Milan era quello che stava puntando proprio al vertice del campionato, sì. Ed ora
sta quasi per non andare in Champions, quindi la colpa è dell'allenatore? Ma così è, allora, Ha avuto la non è il sfortuna pure problema. di Ibra, che è stato infortunato per tanto Allora, tempo, così, eh? l'allenatore, ti ripeto, è una figura importante perché è quello che mantiene unito il gruppo, ma tu lo vedi già con i grandi motivatori, ma pure con Allegri, che metteva comunque tutti in ordine, cosa che hanno fatto Pirlo, o lo stesso Zidane che sta al Real Madrid, ma non è che sono allenatori che danno impostazione, sono allenatori che sanno gestire il gruppo. E Pioli giustamente ha gestito il gruppo, poi ecco qua come il Napoli, se ti vengono a mancare giocatori importanti, Ibrahimovic ce lo è, no? Perché comunque voglio dire, è ancora un peso, voglio dire, proprio come giocatore. È vero che c'ha anche altri ottimi giocatori, Ma però. sono tutti giovani pure, Sì, infatti nel tanto è momento vero. clou molto spesso sono crollati ed è Sì, stato sono quello poi crollati la. con Ibra in campo L'esperienza di Ibra. l'esperienza di Ibran e i ragazzi che sono giovani, secondo me vuol dire, tanto è vero che loro lo chiamano zio Ibra, No, i calciatori lo ma chiamano così zio no, ma lui Ibra. fa il reparto da solo. Cioè lui come attaccante, proprio come prestazione, lui fa proprio il reparto da solo. Cioè lui si porta due o tre giocatori e gli altri comunque ti fanno poi le loro giocate perché hanno spazio. Ma Ibrahimovic è un giocatore importante, ha 40 anni. Esatto, è ancora molto importante. Leggiamoci anche il prossimo turno, visto che è l'ultima giornata, quindi ne approfittiamo. Ricordiamo che le gare saranno spalmate tra sabato sera, poi ce n'è soltanto una domenica alle 15 che è ininfluente, e poi quelle che ovviamente si giocano l'Europa saranno tutte in contemporanea domenica sera. Si inizia sabato quindi con Cagliari-Genoa, Sampdoria-Parma, Crotone-Fiorentina, domenica alle 15 Inter-Udinese, visto che l'Inter già ha vinto lo scudetto. Poi domenica sera veramente occhi un po' ovunque, Atalanta-Milan, Bologna-Juventus, Sassuolo-Lazio, Torino-Benevento, perché prima del recupero ovviamente del Torino doveva essere una gara decisiva per la salvezza, Napoli-Verona e Spezia-Roma. Giusto un flash finale, Agostino, ne parlavamo un po' prima a microfoni spenti, un vero peccato per questo Benevento. Mi dispiace molto, mi dispiace. E poi si sono suicidati da solo, Sì. perché praticamente potevano vincere domenica e avevano 2 punti in più, potevano sperare nello scontro diretto di domenica. Purtroppo, poi c'è stato pure il fatto, la sfortuna loro del rigore mancato di Immobile, Mamma perché mia, io ma credo. fossi stato un tifoso del Benevento o del Torino, penso sarei morta, Sì, assolutamente. anche perché se parliamo di buona fede, come abbiamo parlato prima, c'era il fratello che Esatto. poteva aiutare al fratello, come dire, i due Esatto. Inzaghi potevano aiutare, poteva esserci un bel finale la E prossima. lì poi ci sono state parecchie polemiche tra Cairo e Immobile, un po' di vecchi rancori, cose che sono Sì, successe, ma accuse non varie. credo, non credo l'abbia fatto apposta, No, attenzione, non parliamo, a parte che Ciro assolutamente, Immobile è un professionista, come lo sono tutti in Serie A, non è che fanno apposta a sbagliare un rigore, però là è stato proprio sfortunato il Benevento di cui vinceva la partita domenica quando è però stato, sì, guarda, all'ultimo minuto si è fatto raggiungere. ho visto la scena del gol del Che Crotone, poi no? Quasi parliamo mortificato. che il Crotone, ho visto che quando Quasi clic, mortificato. ho visto tanto di rammarico, No, Sì. come se fosse incredulo, cioè Sì, come se non lo volesse sì. Sì, fare. mortificato quasi di aver segnato, ma era Anche perché lì, non ormai poteva fare nulla. il Crotone non aveva interesse, però si è Vabbè, diciamo suscitato il è. Benevento, alla fine si è suscitato il Benevento. Ha fatto un bel calo, perché dalla partita della Juve che ha vinto a Torino ha fatto un calo di risultati proprio eclatante che poi giustamente l'ha portata poi in Serie B. Sì, però Sì. c'è stato pure una cosa, vogliamo dire, Col Cagliari. col Cagliari, bravo, quello Esatto. mi hai tolto Solite polemiche, le diciamo, del VAR, il perché no, si protocollo. pensava, No, perché infatti. c'è stata la partita Sì. Napoli-Cagliari, che loro hanno conquistato un punto e su un gol regolare tolto Sì, con ai chiamata del VAR VAR, e invece poi là tolto ad non l'hanno Osimhen, guardato. di Però si cui il vocifera. Benevento ci aveva 2 punti in meno. Esatto, Agostino, stessa però. situazione, No, protocollo scusa, il Cagliari, diverso. scusa, il Cagliari. Si vociferava che Cellino abbia comprato dal fratello di chi è Mazzoleni, non mi ricordo chi è l'arbitro in questione,
qualcosa con il fratello dell'arbitro, quindi era un hanno fatto un investitore in un'investitura infatti in, era un intreccio di Cerlino, l'ex del Cagliari. Beh, ma lui è sempre lui. Quindi tutto un caso. Fatto sta, giusto per la chiosa giusta. Che si è salvato giusta. Il Cagliari. Esatto, che si è salvato il Cagliari e il Napoli deve vincere. Questa è la chiosa della trasmissione. L'abbiamo detto prima, tanto ormai non vogliamo favoritismi, non vogliamo essere vittimismi. Dobbiamo solo e assolutamente, sta tutto in mano a Napoli, poi degli altri che la Juve vince, non vince, il Milan perde, l'Atalanta, non ce ne frega, noi dobbiamo pensare a noi, la prima cosa. 4-1 per il Napoli. Oh, pure il pronostico, non so, tocchiamo ferro. Ma così a te? Ah, guarda. No, tu sei esperto di risultati esatti. Io sono bravissima invece appena qualcuno deve segnare, deve calciare un rigore, senza neanche guardarlo ti so dire se lo segno o no, anche con Immobile. Ottimo. Appena si avvia, cioè neanche dalla rincorsa, dico lo sbaglia oppure lo sbaglia. No, io voglio sì. Intanto domenica Insigne, diciamo, è stato parato, la fortuna, se no, casa, quante critiche. Mamma mia, infatti si è salvato veramente, possiamo in calcio dire, d'angolo. Calcio d'angolo, è vero. Beh, però a lei voglio sentire l'esatto esatto di Agostino. Vai così, se te la senti. 1-3. 1-3. 1-3, povera una, così. Ah, perché no? Ah, no, scusa. Era meglio non chiedere, Ripetiamo, questo è il stato esatto. 3-1 per il Napoli, assolutamente non ne avevamo dubbi. Noi siamo in chiusura, prima di chiudere però Agostino, attività del Club Napoli, cerco la partenopea, come vanno le cose? Ma diciamo che causa Covid siamo stati fermi, la fortuna è stata l'inaugurazione con lo Spezia, di cui ha portato molto bene, 4-1. Le attività continuano sempre, anche perché abbiamo un presidente di cui saluto, Antonio Manna. Salutiamo Tony. C'ha un bel, c'ha un buon carisma questo ragazzo. Sperando che l'anno nuovo senza Covid riusciamo a fare altre cose e poi lo portiamo pure qua. Assolutamente, vogliamo in esclusiva tutto. Io vi ringrazio davvero, è stato un piacere di trovarvi. Grazie mille Mario. Grazie a te Alessia, poi se lo possiamo dire tra poco all'avvocato risponde. Assolutamente, assolutamente, perché no? Grazie mille Agostino. Grazie a te per l'invito, buonasera a tutti, felice di stare qua. Grazie mille, felicissima anch'io e grazie a voi che ci avete seguito, soprattutto buon weekend, buon calcio, buon ultima giornata di campionato, ma ci vediamo venerdì perché c'è da commentarla, quindi al prossimo venerdì con Prima Serie A. Buona serata.